Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Luigi's Mansion 3. Nello scorso episodio abbiamo fatto. Nello scorso episodio abbiamo fatto Paranormal Production, solo che per prendere, dopo aver preso il pulsante del pianoforte, è venuto la poltermice e gli abbiamo dovuto dare la caccia in gran parte dei due piani sottostanti, cioè Paranormal e Camere Botaniche. Ma adesso siamo qui per affrontare questo piano, allora. Esploriamo un po' in giro, tanto sto piano ve lo dico già che è corto, quindi possiamo concederci un po' di esplorazione. Però il prossimo sì che è odioso. Comunque, oddio, strano che non mi ha tolto vita. Gemma! Bene, allora, qui manca qualcosa secondo me. Coso dorato, uccello dorato, il migliore. State tranquilli, c'è un modo per aprire queste vetrate, ma ci ritorneremo quando prenderemo le gemme. Perfetto. Del malaugurio. Chi avrei sviluppato meglio sto piano? Facendo proprio un vero e proprio museo e non solo basato sulla preistoria. Comunque non funziona nemmeno facendo così purtroppo. Comunque, la gemma. Comunque, prima di andare lì, esploriamo questa parte del museo. Soldi. C'è un marchingegno qui. Cosa mai ci darà? Cassaforte segreta. Il proprietario di questo albergo ha pensato bene. Ma sappiamo tutti chi è la proprietaria. Una gran puttana. Soldi, soldi, soldi e gemma! Seconda gemma. Aspettate che metto seduto. Continuiamo a esplorare. Allora. Oddio. Però è un po' odioso che non puoi prendere. Ecco, che non puoi prendere i soldi. Comunque, signori, direi che è arrivato il momento di andare dal boss. Sì. Questo piano è corto, c'è già il boss disponibile. Riprendiamo vita. Ed eccoci qui. Già avete intravisto qualcosa. Usiamo come Luigi per aprire il telone. È proprio lui. Mr. Skeleton. He's moving! Si è mosso! Dai, un'altra bella foto! Dai, flash! Lo? Rexy! Si è pappato il Todd! Possiamo lasciarlo lì? No, dai, scherzo. Scherzo, per tutti i fan di Todd, sto scherzando, dai. Allora, è molto semplice. Dobbiamo lanciargli. Ah, è vero, dà pure un colpo.
Tieni Rexy. Buono, eh. Tieni. Bam. Perfetto, abbiamo perso il secondo luogo. Che brutto però, ti ha attaccato al palo. Aia. Allora, come fare adesso che abbiamo solo un uovo? Gommi Luigi. Pappati un po' Gommi Luigi. No. Tieni. Bam. Perfetto. Ma ora... Ma non è più contento. Oh oh. Rexy è libero. Rexy è libero. Tieni. Oddio. Quante volte ho sognato quando ero piccolo di essere inseguito da un T-Rex gigante. Certo, io correvo super veloce, ma lui mi stava sempre dietro. In pratica io correvo, riuscivo a seminare, cioè riuscivo a allontanarmi, solo che mi girava e lui era di nuovo dietro di me. Sempre con la bocca pronta a prendermi. Muori. Oddio. Tiè. Oddio, oddio, no, 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 no. Ma come fa a reggere l'hotel? Oddio. Come fa a reggere l'hotel con tutte ste botte? Tiè. Boom. Sconfitto. Ma ovviamente erano solo un mucchio di ossa. Ecco qui. Yabadabadoo! Yabadabadoo! Ci hanno già detto come sconfiggerlo. Aspettare che tira il mega colpo. E poi prenderlo. Ah no. Tira sto colpo. Calmati. Abbiamo solo tirato qualche osso. Forza, tira sto mega colpo. Perfetto, vieni qui. Ma come fa a resistere l'hotel? Prima o poi crolla, secondo me. Oh, subito? Subito ti rendi... Subito ti fai catturare? Ma vieni qui. Ce ne può essere solo uno di Yabadabadoo. Vieni, bam. Avanti, dai, ritira il colpo. Tiè. Tiè. Ce ne può essere solo uno di Fred Flintstone. E quello non sei tu. E adesso liberiamo il Todd. E scortiamolo al laboratorio, o almeno all'ascensore. Non c'erano tutti sti lampi nel menu quando ci facevi nella visuale esterna dell'hotel. Allora, sarà Kim Boo di nuovo? Comunque, questa volta, nel prossimo episodio non andremo nel piano 10, andremo nel piano B2. La caldaia, purtroppo. Che è il piano più odioso.
Tu, sono io, ora ti ammazzo. Ok. Perfetto. Ah, sei riuscito a salvare un altro Todd. Eccellente, portalo all'ascensore e mi assicurerò che se ne stia al sicuro al laboratorio. Più o meno in... Aspetta. Perché X? Ah, ok. Tiriamoci 5 Todd. Comunque, più o meno in questo gioco il Ged è abbastanza inutile. Nel secondo gioco ha una gran parte, cioè ha molte parti dedicate a lui. Certo, l'unica cosa che potevamo fare, parlare con lui, era lui la base. Comunque. Qualcuno adesso si sta incazzando, eh? No, il gatto, no, per favore, no, non lo dico il gatto. Ma i Ged non... Ma che i Ged? Ma Kimbo non si stuperà di trovarsi degli alleati e farlo direttamente lui? Allora Luigi, devi ancora trovare un altro Todd, la principessa Peach e Mario. Ci siamo quasi, buona fortuna. Allora, andiamo a scoprire il piano più brutto di tutto il gioco. B2. Tutto ok, allora. Io mi aspettavo completamente al 100% che fosse stato il piano 10. Ma invece è B2, allora. Locali, caldaia. Voi non potete capire quanto odio questo piano. È di una noia, è di una... Vabbè, lo vedremo insieme. All'inizio non avevo letto il nome e pensavo che era un piano in costruzione. Sapete, è un hotel abbastanza strano, ti pare? Che non è ancora in costruzione, ma invece no, è la caldaia. Comunque signori, per questo episodio è tutto. Nel prossimo episodio faremo l'odio più totale. Ciao a tutti.